Io mi sto rilassando insieme a Claudia per la nazionale italiana, vedi, un pochino qua con tutta la tuta, caldo, molto caldo. Sì, come sta andando? Devo dire bene, ieri abbiamo fatto il mondiale, la cronometro, e molto bene, ho vinto, quindi sono campionessa del mondo. Complimenti. Grazie. E adesso stiamo facendo le cross, cioè la finale del cross, quindi scendiamo in quattro in batteria e tra poco in teoria scendiamo. Senti, sei molto giovane, a quale età hai iniziato? Allora, a pattinare ho iniziato quando avevo circa 7 anni, a fare downhill è un paio d'anni che lo faccio. E la velocità un pochino più elevata non ti ha mai spaventato? No, cioè inizialmente un po', ma in realtà si è molto sicuri quando si fanno queste gare, quindi siamo protetti molto bene, abbiamo protezioni comunque obbligatorie e anche le strade sono sicure, quindi riusciamo a frenare, non c'è problema su quello. Cioè arrivi a velocità alte ma riesci comunque a fermarti e a gestire. Quante donne ci sono che fanno downhill? Allora, oggi siamo in 13, cioè iscritta a questo mondiale in 13, poi ce ne sono altre comunque che non sono potute venire, però adesso non so i numeri, ma più o meno. No, vabbè. Ma in generale quali possono essere le differenze tra uomo e donna in questo sport? È il peso, quello è fondamentale, cioè quello è una delle differenze. La spinta, come la forza comunque che ci metti nella spinta e come si parte, la partenza, un po' di cose, insomma, oddio. E il gesto scaramantico, ce l'hai o no? Non ce l'ha nessuno? No. Non lo vuoi dire? Perché no. Per scaramantia, di no, la verità. Cioè, oddio. No, gesti scaramantici no. Ok. Progetti per il futuro? Per ora ti alleni. Quante volte ti alleni? È un po'. Dove ti alleni? Mi alleno io purtroppo abito comunque a Milano, quindi cioè, è piatta, quindi non abbiamo molte discese. Allora più che altro mi alleno nella parte tecnica della pattinata, cerco di migliorare più di possibile la pattinata e quindi mi alleno 5 giorni a settimana più o meno, magari qualche volta 6, ma dipende. Un allenamento medio quanto dura? Un'ora? Un'ora e mezza. Ok, allora grazie mille, ti lascio riposare. Grazie a te. Ciao.